Bene, grazie a tutti, un saluto dalla valle a tutti i laboratori, a tutte le lavoratrici e ovviamente a sindacati conflittuali. Sono Lozano, sono Lugiano, da anni come sapete lottiamo nella nostra valle, lottiamo... E portiamo appunto avanti da anni, come sapete, la lotta contro il treno, contro il sistema del TAR, contro il sistema di appalti, di padroni, di interessi, di lobby, che vedono nella nostra valle il bancomat, un bancomat personale. Quindi, come dire, conoscete la nostra lotta perché alcuni di voi, molti di voi sono passati nelle nostre terre, vi hanno soggiornato, sono venuti a campeggio e quindi non sarò a farvela molto lunga su cos'è il movimento Notav e qual è la sua importanza come lotta, ma anche grazie soprattutto al sostegno di tutti e di tutti che in questi anni ci hanno portato sul nostro territorio. Oggi il mio intervento vuole essere su una campagna che secondo me si sposa bene, la lotta dei lavoratori, con la propria coscienza, col proprio modo di stare insieme, la solidarietà che si stringe fra i lavoratori e che porta avanti le lotte. Dicevo qualche anno fa che abbiamo costruito questa campagna, c'è lavoro e lavoro, proprio per andare a contrastare con uno strumento in più che ovviamente oltre alle manifestazioni, le assemblee popolari, ma anche gli spazi di socialità e ovviamente senza facilitare i momenti conflittuali che portiamo avanti in valle, abbiamo studiato così questa campagna che abbiamo lanciato sul territorio, c'è lavoro e lavoro, dicevo, per contrastare il sistema TAB, che appunto è quel sistema fatto di padroni, di lobby, di affaristi, di multinazionali, di piccoli minimi che cercano di poter trarre più maggiore profitto da un'opera inutile e devastante per l'ambiente, per la vita di tutti noi, perché questi soldi potrebbero essere impiegati in altri settori come tutti conosciamo. E con questa campagna noi siamo entrati in gamba tesa, abbiamo dato molto fastidio all'apparato TAB, perché abbiamo dimostrato che di fronte a questi interessi, che non sono ovviamente i nostri interessi, c'è un altro lavoro, c'è un altro modo di concepire il lavoro, che è fatto dai lavoratori, è fatto dalle mani degli infermieri che stanno nell'ospedale, da quelli che stanno nelle catene di montaggio, da chi lavora precario nei fast food, da chi sta nei reparti della logistica, che è fatto di quei lavoratori che portano con sé una coscienza e che se appunto sta in opposizione invece a un sistema di padroni che cerca invece di fare profitti sul lavoro di altri o sulla devastazione di territori. E quindi noi con questa campagna siamo entrati a gamba tesa con questo tipo di discorso, dicendo che c'è un lavoro che ha anche una forma etica, che ha una forma sociale, ma che soprattutto riesce a mettere attraverso le lotte, la solidarietà, la vicinanza, tutti insieme quei lavoratori che vedono qualcosa in più rispetto a proprio quello che si fa. E quindi anche una possibilità di migliorarsi e di migliorare nei propri posti di lavoro, sapendo che non ci si può scollegare in qualche modo dalle proprie appartenenze, da quello che si sente e da quello che si va a fare. Quindi completamente in opposizione ai padroni, completamente in opposizione a quel sistema che continua a stritolarci, che continua a prenderci sacrifici e che pensa solo di incassare e portare i soldi nelle proprie tasche o nelle proprie casse. Quindi con questo spirito, come dire, veniamo qua, parliamo a voi, ma con lo stesso spirito scenderemo a Torino, a questo controvertice che ci sarà tra qualche giorno, la prossima settimana, contro il lavoro, scienza e industria. Perché come Movimento Notav ci sentiamo a fianco dei lavoratori, ci sentiamo a fianco di coloro che lottano per migliorare le proprie condizioni e quindi in quella giornata noi porteremo i nostri contenuti ovviamente, ma porteremo una volta in più questa campagna per far sapere a chi sta in alto, a chi cerca di comandarci, a chi ci domina e cerca di farci piegare sempre la schiena, ma sapendo che comunque i momenti a noi favorevoli, quando decidiamo di farlo la sappiamo ben alzare, porteremo in quella città appunto i nostri contenuti, questa campagna e la nostra lotta. Ovviamente parteciperemo a quelle giornate facendo delle, come dire, come quello che sappiamo fare in valle, non staremo a mani conserte, non staremo zitti, faremo sicuramente qualche iniziativa anche noi all'interno della giornata di venerdì 29 e parteciperemo alla grossa manifestazione che ci sarà sabato 30 insieme a tutti gli altri. Quindi, come dire, grazie per l'invito, grazie per essere qua
mi ha fatto piacere parlare con voi e soprattutto vedere che una forma di riscatto sociale da parte dei lavoratori c'è, continua ad esserci, e insieme dobbiamo portarla avanti, perché qui non ci regala niente nessuno. Sta tutto a noi e nella nostra lotta.